Un altro detto di origine giapponese, Kappa no Kawa Nagare, significa un kappa che si fa portare via dalla corrente, un modo per dire che anche le persone più esperte possono sbagliare e incorrere in errori abbastanza grossolani. Questo perché ovviamente i kappa sono yokai acquatici, hanno delle forme anfibie, piedi palmati, addirittura un grosso guscio di tartaruga delle volte sulla schiena, sono abilissimi a nuotare, sono incredibilmente forti, questo fino a quando rimangono nell'acqua o l'acqua sulla conca che hanno in testa non si è asciugata o consumata. Inutile dire che un kappa in acqua è quasi invincibile, è una forza della natura, è un abilissimo nuotatore. Però, secondo questo detto, anche i kappa delle volte possono fare una scelta sbagliata e possono lasciarsi trasportare involontariamente dalla corrente cadendo in acqua e subendone le conseguenze. Anche le persone più esperte possono sbagliare. Suppongo che volendo occidentalizzare la roba potremmo dire al posto del kappa Michael Phelps. Anche Michael Phelps può farsi lasciare trasportare dalla corrente. E penso che molti dei suoi avversari in una delle 400 milioni di gare in cui ha vinto l'oro olimpico hanno sperato che Michael Phelps facesse uno svarione. Peccato che Phelps è l'eccezione che conferma la regola, a dispetto di ogni tipo di kappa.